Sono l'architetto Marchetti, faccio parte della struttura del vicecommissario per l'emergenza sismica per i beni culturali. Siamo alla chiesa di San Silvestro all'Aquila, monumento molto importante, colpito anch'esso dall'evento sismico del 6 aprile. È importante questa chiesa non solo per le sue caratteristiche storico-architettoniche, ma in fase sismica per le dimensioni. È una chiesa che ha una lunghezza di circa 48 metri per una larghezza di 20 metri ed un'altezza massima tra i 17 e i 19 metri, quindi un edificio prossimo al crollo. È importante perché altri monumenti come Santa Maria Paganica o come Santa Maria di Collemaggio sono stati, effettivamente ci sono stati dei crolli, su questa chiesa siamo arrivati proprio al limite, quindi sono individuabili i meccanismi di danno che essa ha subito, che sono assimilabili ad altri monumenti che hanno più o meno le stesse dimensioni. Le parti principali del monumento lo possiamo riassumere in sei o sette eventi importanti. Esso è stato colpito nella parte absidale, sono tre absidi a struttura poligonale, nella facciata con un meccanismo di rotazione, nel campanile facente parte e agganciato alla facciata stessa, nella cappella laterale esterna al muro sinistro della chiesa e tutte le archeggiate centrali che si sono tagliate alla base. Possiamo entrare nel merito dei vari meccanismi di danno vedendo il primo. La facciata si è ribaltata insieme al campanile. Questo tipo di movimento ha prodotto una lesione diagonale alla base del campanile. Il distacco dalle pareti laterali della facciata su tutte e quattro i muri che è retrostanti ad essa. Il movimento della facciata all'interno ha prodotto un distacco e un abbassamento delle prime due archeggiate ogivali. La facciata stessa nella parte in alto a sinistra ha evidenziato una forte frattura diagonale a partire dalla sommità in prossimità del rosone fino alla cornice che divide la facciata orizzontalmente sul lato sinistro. Una seconda lesione in diagonale si è prodotta nella parte superiore del campanile dovuta al movimento di ritorno dell'oscillazione. Le colonne delle navate, delle archeggiate all'interno della chiesa, dato il movimento longitudinale di tutto il monumento nel senso della lunghezza della facciata, ha prodotto un taglio alla base di tutte le colonne. La rigidezza del sistema triabsidato nel movimento all'interno delle ultime due archeggiate verso la parte presbiteriale ha fatto rigonfiare la parte superiore delle ultime due archeggiate delle murature, fatto dovuto alla snellezza del muro, alla rigidità delle navate stesse ed alla composizione del muro, fatto da due apparecchiature laterali con materiale di riempimento. Il cappellone laterale sul lato sinistro della facciata nel movimento longitudinale della chiesa ha subito una rotazione che ha prodotto dei crolli interni alla cupola stessa. Ora, su ogni tipo di danno che è stato individuato è stato messo a punto un sistema coerente di puntellamento. Sono stati evidenziati questi puntellamenti in 9 punti per brevità che noi adesso andremo ad elencare. Il primo è stato quello della stabilizzazione della facciata realizzando di fronte alla facciata stessa tre mensole con il sistema di tubi e giunti. Queste torri che si vedono poi tra di loro collegate sono state ancorate a terra con dei pali armati. Esse dovrebbero accompagnare il movimento della facciata stessa per sopperire ad eventuali ulteriori eventi che ci potrebbero essere. Illustriamo dall'interno i vari meccanismi di danno che si sono prodotti, come quelli che vedevamo prima dall'esterno, adesso vediamo le stesse situazioni viste però dall'interno del monumento.
possiamo vedere sopra, sulla tessitura della struttura lignea del tetto, come gli arcarecci si sono sfilati. Si vedono benissimo il bianco dell'intonaco all'attacco proprio con il muro. Il movimento verso l'esterno della facciata ha prodotto nei primi due archi che dividono la navata centrale da quelle laterali un abbassamento della muratura sovrastante. Ecco, vedete, si vede, è stato messo un sistema di consolidamento provvisorio con delle malte reversibili per evitare caduta di materiale inconsistente. In questo punto è stato messo in atto un tipo di puntellamento che andava ad avere due effetti. Il primo è quello di sorreggere la ghiera in pietra dell'arco con il muro sottostante. Il secondo effetto del puntellamento all'interno della prima campata è quello di produrre un irrigidimento della prima parte della chiesa. Quindi, come dicevamo, il puntellamento che è stato messo in opera è servito appunto per sostenere da un lato l'arco con la porzione di muro sovrastante, dall'altro, sul lato destro entrando nella chiesa, siamo andati a sorreggere le prime due capriate che avevano avuto un movimento anche loro di sfilamento dal muro. Sono visibili dall'interno anche i tiranti della fasciatura, i tiranti che compongono la fasciatura della torre campanaria. Il movimento secondo l'asse longitudinale della chiesa ha prodotto un effetto cerniera alla base di tutte le colonne, pertanto sono state cerchiate nel modo in cui vedete, proprio per ridare una sorta di irrigidimento a tutto l'apparato delle colonne stesse della chiesa. Nella cappella laterale addossata all'esterno del lato sinistro della chiesa, per effetto del sisma si è prodotta una rotazione che ha prodotto il crollo parziale della volta di copertura. Pertanto è stato necessario predisporre anche qui un puntellamento in tubi aggiunti che andava ad irrigidire tutta la struttura, i tre lati della cappella verso l'esterno che sono stati cerchiati, e a sostenere le porzioni di volta che ancora erano rimaste in sito. Il materiale di crollo della volta è stato momentaneamente accantonato nei pressi della cappella stessa con una precatalogazione e sarà oggetto di ulteriore attenzione da parte del personale qualificato. Come possiamo vedere sul primo pilastro, al di sopra proprio del primo pilastro, la muratura ha avuto un effetto di spanciamento verso l'esterno con conseguente distacco degli attacchi delle capriate. Pertanto è stato necessario ingabbiare la parte del muro proprio al di sopra del pilastro ed andare a sostenere le tre capriate della navata laterale destra subito vicino all'abside di destra e le ultime due capriate della navata principale. Questo puntellamento è stato riproposto in maniera un po' più semplificata anche nell'ultimo arco nell'ultima archeggiata tra la navata centrale e la navata sinistra. Tutto il sistema di puntellamento delle volte dei tre catini absidali sono stati realizzati in maniera tale da poter fornire già in questa fase, nella fase di emergenza, la possibilità di far arrivare il personale specializzato, i restauratori, gli studiosi, per verificare le condizioni delle porzioni di affresco che si intravedono dietro tutta la struttura di ponteggio, per cui è stato realizzato un pianale di appoggio alla quota dell'imposta dell'arco trionfale e una ponteggiatura subito antistante l'arco trionfale stesso, dalla quale poter consentire al personale specializzato di operare. Questo è stato realizzato sia all'interno dell'abside principale come all'interno dell'abside sinistra, la cosiddetta cappella Branconio. Queste sono, diciamo, le fasi principali della messa in sicurezza di questo edificio.